Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video della Ferrari F1 Collection. Un altro numero molto importante, un altro pezzo di storia, nonché un altro tassello da aggiungere alla nostra collezione, o comunque quello che io voglio fare, ovvero mettere una Ferrari per ogni anno dal 1950 ad oggi. Come sempre ve l'avevo già annunciata sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Allora ragazzi, diciamo che la collezione, vabbè, ce lo siamo già detto che continuerà, arriverà fino al 113 e sinceramente credo che poi si dovrà fermare, no? Non credo ci saranno altre cose. Probabilmente noi andremo ad ampliare, poi andremo a completare i successivi anni magari con le Burago. Purtroppo dovremmo cambiare la base. Questa è una cosa che a me preoccupa sempre un pochino, perché sapete che sono un amante delle base tutti uguali e quindi poi dopo nel 2024, 25, 26 saremo costretti a cambiarla. Vedremo un po' come fare, magari ci inventiamo qualche soluzione. Comunque voi restate sempre super sintonizzati, perché poi se ho delle novità o dei consigli da darvi io ve lo faccio sempre sapere. Ragazzi, come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo fatto e dove troverete anche i successivi fino all'ultimo. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Viso TV Modellismo. Se siete appassionati di Formula 1, di modellismo e volete condividere con noi la vostra passione, è sicuramente il gruppo che va per voi. Raga, bando alle ciance, ci spostiamo sotto e andiamo a scoprire la nuova Ferrari. Ok ragazzi, pronti via, andiamo ad aprire l'uscita numero 70. Raga, stiamo proseguendo, eh. Allora, Ferrari F1 Collection, appunto uscita 70, la 246P F1 Ricci Ginter 1960. Andiamoci a guardare il prossimo numero, sarà la 126C4 di René Arnoux 1984. Se non erro abbiamo già fatto la 126C3, saranno comunque macchine, diciamo, abbastanza simili. Allora, 246P F1. Torniamo a parlare di anni in cui la Formula 1 era veramente qualcosa di assurdo, sia a livello di sicurezza, non so se vi è mai capitato di vedere dove correvano, credo che questa foto dica già tutto, praticamente senza nessun tipo di protezione, né per i piloti né per chi guardava. I caschi sono veramente incredibili, che probabilmente negli anni 90, primi anni 2000, utilizzavamo per lo Scarabeo, per i motorini 50, e loro ci facevano, ecco, guardate un po', le gare di Formula 1. Anzi, devo dirvi che probabilmente le scodelle, come venivano chiamate in gergo, quindi quei caschi anni 90, probabilmente erano anche più sicuri di questi, perché ragazzi, questo sembra proprio quasi un elmetto da soldato, un elemento che se poi c'è o non c'è, credo che faceva veramente poca differenza. Allora, andiamoci a scoprire il modello. Come abbiamo notato ormai già da un po', tutte queste macchine anni 50 sono fondamentalmente tutte molto buone, hanno una qualità simile, ma sicuramente di tutto rispetto. E come poi vi racconto sempre, queste auto vecchie non è facile trovare delle alternative, no? Le alternative spesso, se ci sono, costano veramente molto e quindi sono degli ottimi acquisti, proprio appunto per completare tutti i tasselli e tutte le annate della Ferrari. Peraltro guardate che bella qua la scritta prova sotto il numero 34, abbiamo anche il motore che si vede abbastanza bene, coperto da questa plastica trasparente. A sto punto, visto che ci siamo, vi faccio vedere l'interno del cockpit. Volante come al solito con l'impugnatura in legno, o almeno colorata di marrone, logo Ferrari al centro del volante. Abbiamo anche, vedete, le decals sulla strumentazione e si nota anche benissimo la leva del cambio. Ovviamente non ci sono i rivetti scolpiti sulla carrozzeria, sapete che quello è un dettaglio che purtroppo hanno soltanto le scale 1 a 24, sarebbero state bellissimi anche su queste scale 1 a 43. Parte anteriore come sempre abbastanza semplice, purtroppo da quello che sto notando la presa d'aria anteriore non è scolpita, si vede proprio la plastica liscia. Sapete che qui di solito vengono fatte proprio le righe per simulare appunto la griglia, sicuramente sarebbero state meglio, ma purtroppo è tutto completamente liscio. Le sospensioni sono abbastanza buone, come sapete poi su questi modelli sono anche poco visibili, così come quelle posteriori, che però risultano secondo me molto più plasticose.
vedete questa parte non è proprio bellissima, magari quello anteriore è più coperto, risulta migliore. Poi abbiamo doppio scarico nero nella parte finale dell'auto e le gomme scolpite come sempre molto bene, anche i raggi devo dirvi abbastanza buoni. Quindi ragazzi, resto proprio esattamente come vi dicevo a inizio video, queste auto anni 60, anni 50 hanno tutte una qualità molto simile che secondo me è anche abbastanza buona, quindi fondamentalmente non ci possiamo lamentare. Andiamo a richiudere all'interno della sua teca protettiva, eccola qua, la Ferrari 246 PF1 1960 Ricci Ginter. Mi raccomando, come sempre, commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like. Bellissimo come questa Ferrari, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete collezionata, se state continuando la collezione. Sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento la prossima settimana. Abbiamo visto la 126 C4 di René Arnoux. Sempre super sintonizzati. Qui da Visio è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.